Se sai far bene la spesa, il miglior ristorante del mondo è casa tua. La cucina di un bistrò. Tre giurati dai palati molto esigenti. Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti a Cuochi e Fiamme. Salve pubblico, affamato, giuria concentrata, fiammetta fatta, giornalista aerogastronomico, Riccardo Rossi, attore, e Chiara Masi, blogger culinaria. Tutti mi chiedono di voi come siete nel privato, quindi attenzione perché potrei dirlo. Daniele da Bagnara Calabra. Fa un lavoro che adoro, poi vi dico. E Cristina, nata a Londra, vive a Livorno e poi si è trasferita a Pontedera. Voi sapete che fra Livorno e Pisa c'è una certa rivalità, io sono da quelle parti. Comunque, entreremo dopo nella vostra vita privata. Prima una gara. Chi la vince sceglie l'ingrediente della prova successiva. Non vi dà appunti però questa. Manualità. Sembrano delle spille, ma in realtà, da quanto sono belle, in realtà sono degli acini d'uva caramellati, glassati e croccanti con il succo all'interno. Voi dovete passarli nel caramello che avete a disposizione e farli più belli, omogenei possibile. Via! Due minuti. Passano velocemente. Sbrigatevi. Questa è proprio una vera e propria prova di manualità, perché di ingredienti, semplicemente acqua e zucchero caramellati insieme, più acqua si mette più diventa elastico, diciamo, il caramello, e poi il trucchetto può essere quello. Dopo averla lavata l'uva, lasciatela in frigorifero, così è bella fredda, la infilzate con uno stuzzicadenti nel punto dove è attaccata il picciolo e la passate nel caramello, così non provocate altri buchi e passerà più facile scolare il caramello in eccesso. Si poggia sulla carta forno e volendo si compone un piccolo bouquet quando il caramello è ancora caldo. Il freddo del frigorifero fa subito cristallizzare lo zucchero intorno. Riccardo le fa dalla mattina alla sera, quindi niente. Utilità di questa cosa che hai appena detto? Non è un'utilità, tu pensi sempre al finale. Finale. Bisogna vedere tra i due chi ha più manualità. No, ma normalmente tu perché si fa decorare dei dessert? Anche la è buona anche così. È buonissima, perché ti fa un crunch, esatto. E poi sotto dentro c'è il succo e l'acidità dell'uva. È buonissima. Solo chiesto, scusate, Cuochi e Fiamme. Siccome noi, il nostro lavoro secondario è quello di ampliare le tue vedute, puoi assaggiare. No, adesso un'altra volta. Bellissimo. Ma guarda che invece te lo consiglio, si stacca così. Sì. Vedi che è tutto però, contento. C'è tutto il caramello intorno. Sì. Buono. Good. Buono, buono. Un fiorellino di campo. Allora, 30 secondi, signori. Qua abbiamo fatto uno spiedino. Andiamo a caramellarla da sopra. Qua invece sta facendo con lo stuzzicadente, appunto. Esatto. Ci piacciono entrambe le tecniche. 10, 9, 8, poggiate lì. 5, 4, 3, mi stai caramellando la cucina. 2, poggia lì. Stop. Sinistra, grazie. Questo per forza, sì. Molto più omogeneo. Posso? Sì. Cristina vince la prova di manualità. E sceglie tra pennetta alla vodka o pasta alla bottarga? Pasta alla bottarga. È di Livorno, de. Pasta alla bottarga, questo è l'ingrediente della prova di abilità. La bottarga. Io la adoro, che sia di tonno, che sia di muggine. Avete 10 minuti per ricettarla e quindi 30 secondi adesso per prendere tutti gli ingredienti che non siano l'acqua che già sta bollendo e la bottarga. Pronti? Via! La bottarga. Uova di muggine salate e seccate al sole. Allora, 450 grammi di chicche di patate, gli gnocchetti, due zucchine, 250 grammi di gamberi già sgusciati, uno scalogno, olio, un peperoncino e bottarga di muggine a volontà. Stop! Spaghetta, capellini, mezze maniche. Via, 10 minuti. Quale usi di bottarga?
di tonno. Tonno. Oh. Bottarga. Bravo, di tonno. Butta subito. E che ci fai? Cappellini con pochi ingredienti hai preso. Sì, con le verdure caramellate allo zucchero di canna. Riccardo? Come vedete? Verdure caramellate allo zucchero di canna con bottarga per i cappellini. Mentre Daniele ci prepara mezze maniche con carciofi tagliati a lamelle e bottarga grattugiata. Di muggine o di tonno? Di muggine. Di muggine. Tu dovresti essere un po' avvantaggiato su questo campo perché lui è figlio di un pescatore. La passione della cucina gli è venuta pescando. Pensa che fortuna per uno che ama la cucina. Papà, che hai preso? Ho preso una sciabola. Va bene. Sì. Raccontami qualche aneddoto, tipo di piatti fatti in barca proprio. Ah, pesce spada, cartoggio. Ah, proprio anche pesci grandi, sì, così? Ma che tipo di pesca fa? Reti? No, palangaro. Ah. Quindi lasciamo gli ami? Sì. Spieghiamo a casa, io ho una passione per la pesca, si lasciano due pesi morti che fanno il capo e la fine, sì, di un lungo cavo che tiene tanti ami, si mette l'esca, si lasciano, li lasci la sera e tiri sulla mattina o viceversa? Sì, li molliamo pomeriggio, l'indomani mattina andiamo a tirare. Poi prendi una parte e tiri su. E questa passione scatenata, anzi, in barca dalla vista di pesce fresco, l'ha portato all'istituto alberghiero di Villa San Giovanni, l'Ipser. Salutiamo tutti i professori. Che saluto tutti i professori. Media, facevo sempre. In particolare la mia professoressa Malavenda, di cucina. Che è quella con cui hai meno... Ah no, di cucina allora. Di cucina, sì. Allora, vedo una D e una M tatuata. Sì. Io sono anche appassionato di tatuaggi. Sì. La D posso capire, la M? Il mio amore, che manda un bacio. Ecco, bravo, fai promozione. Sì. Che si chiama? Maria Rosa, ma gli amici la chiamano... Facciamo vedere il tatuaggio. Bello! Ma gli amici la chiamano? Mari. Aspetta che vi tiro fuori una cosa che purtroppo il taglio di capelli di Chiara Masi copre, perché anche la Chiara... Che hai scritto? Messi. Soprannome, sì. Perché spesso non se lo ricorda, allora si mette uno specchio per guardare. Per ricordare, allora, il nome. E poi vedremo quello di Riccardo, sì, che ci ha scritto contaci. Fiammetta, I love you. Certo. Però non è posso facile. Nascosto. Allora, qua invece, mentre caramelliamo le verdure che hai grattugiato. Sì. Si fa prima? Sì. Che fai? Ah, pensavo che tu li spezzassi, me l'ha preso un colpo. No, non sapevo se la pentola portava lo spaghetto lungo, il cappelletto lungo. Lui in barca lungo. Ha detto voglio fare il cuoco. Tu l'hobby della cucina? Perché io mangio, mangio tanto. Perché tu sei un'esperta in divanoterapia. Sì. Spiegaci. Io odio fare sport. Ok. Quindi odio le palestre. Sì. Il mio sport preferito è utilizzare la mandibola e mangiare sul divano. Quindi io... Allora, purtroppo ci piace. Fanno gli applausi a quando c'è coscienza, ma che gli vuoi dire? È coscienza, io ho la bocca della cernia, non so cosa farci. Ringrazio. Che tra l'altro è un pesce preferito di Riccardo. E vabbè, quindi tu mangi sul divano, ma c'è qualcuno che mangia in sala, qualcuno per cui cucini? Mio marito. Che si chiama? Stefano. Stefano, 26 dicembre. Ok. Che l'hai conquistato come? Allora, l'ho conquistato a tavola. E poi gli ha fatto un regalo che gli è piaciuto un sacco. Senti, questa è bella, senti questa, Riccardo. No. Ha regalato un'affettatrice per tacchino. Ma veramente? Sì. Ma è buona idea. Perché io lavoro sempre fuori, altrettanto lui, e quando arriviamo a casa la sera e siamo in emergenza, metti l'affettatrice sul divano. Il tacchino da tagliare con la nostra bella affettatrice. Abbiamo adottato un tacchino, infatti. Ah, ma chi non c'ha una tacchinella o un maialino dentro casa? Taci, Simo.
Allora, la mia ricetta è semplicissima. Si parte con un fondo di scalogno, olio, va fatto stufare dolcemente con il peperoncino. Due minuti dopo il peperoncino si toglie. Si grattugiano le zucchine all'interno oppure si tagliano a julienne se avete un po' di manualità. Si fanno saltare per un minuto, sale, pepe e un po' di acqua di cottura degli gnocchetti. Li scolate all'interno quando sono ancora un po' al dente, perché devono poi glassarsi dal fondo di cottura preparato e la bottarga di muggine grattugiata, che crea comunque pastosità. Fine. Li servite lasciandoli belli cremosi e poi ancora sopra bottarga. Se siete amanti del genere, anche a scaglie. Vi vedo concentrati, quindi sto qua fra i miei tre giurati. Allora, Chiara. Sì, sulla bottarga. Sì, perché è un classico di quei prodotti di nicchia italiani. Però utilizzato. Però utilizzato. Sì. Tipo... utilizzato magari anche per dare quel tocco in più ad un piatto normale, ad esempio... Lui la sta facendo con i carciofi, io ho una ricetta sul blog con carciofi, uva e poi una spolverata di bottarga di muggine sopra. E io avevo fatto dei malloreddus, quindi per rimanere bottarga di muggine, quindi per rimanere in Sardegna. Sardegna, ma sì, c'è tanta frutta su sto blog. C'è ma non è che c'è tanta frutta, sì, molte volte se non la bottarga la unisce al limone, comunque frutta. Come sta facendo? Con gli agrumi, ad esempio, ci sono tantissime ricette di risotti agli agrumi con la bottarga. Sta molto bene. Uno spaghettino alle vongole con bottarga. Anche, semplicissimo, sì. Tanto ti la bottarga dà quel sapore. Molto. Ma molto. Nella pasta o tipo a scaglie col pane e il burro? No, nella pasta. Una pasta con lo spaghetto bello irto, cotto molto bene, fatto da un grande chef. E, beh, velocemente ordinarlo proprio per telefono. Sto arrivando al parcheggio e devono buttare la pasta. Ma in casa? In casa? No, in casa, te l'ho detto, la compri all'aeroporto di Olbia e poi rimane lì un anno. La bottarga da grattugiare, quella secca in polvere non si compra mai. No, l'aeroporto d'Olbia è la più buona d'Italia. Ci niente da fare. Qualche aeroporto dove hai mangiato uno spaghetto alla bottarga buona? No, la vendono. Tu fai la carta d'imbarco, poi che faccio? Vai al coso, la prendi al banco frigo e te la porti a Roma. A casa mia io ti aspetto e ti apro la porta, tu ci dopo ne metto ancora 20 e me la fai. Vabbè. Ok? Fiammetta. Allora, c'è un vecchio detto che però secondo me è sempre interessante, soprattutto per le grandi bottarghe, ma anche quelle piccole, il quale dice che tu il primo taglio della tua bottarga intera lo devi dare in un giorno in cui c'è vento molto secco di tramontana, perché così non entra l'umido e la bottarga non si inumidisce. Ma Fiammetta, questo magari abitando in una capanna? No, te lo dico, sai perché? Perché se uno sta... che sta in cucina, ma come si sta bene oggi, apri la finestra dentro la montagna, prendi la bottarga, capisci che è proprio una costruzione. Ma scusa, no? Vogliamo spiegare che sì, è così e che no, c'è anche certo, un ritorno alla natura, per cui queste cose sono molto affascinanti e oltretutto sono sì, vere. Allora glielo facciamo così, oggi tira la montagna, andiamo in campagna, così tira la montagna, ci prende la montagna al primo taglio, poi torniamo a casa. Hai capito perché solo il primo taglio mi ha dato lì, poi la mangi dopo un anno. Vabbè, comunque no, è molto bella questa cosa. Io ho una cosa che fa di stagione, la stagione unica. Senti. Si chiama sottovuoto. Sì. Cioè, sì. Bottarga, lime, scorza di limone per zest, condire. Zest, ho imparato, così. Good. Lì niente pecorino a pioggia, no, Riccardo, mi raccomando. Allora, Daniele sta impiattando dei carciofi croccanti come decorazione, mentre gli altri sono in un'altra padella dove c'è sugosità fatta con pomodorini, bottarga. Cosa è successo? Riccardo? Sì? Cosa stai facendo? Niente, ci ho messo, simulavo una tramontana in studio. Ok. Non vorrei che questa bottarga non sia stata tagliata. L'ho fatto io. Un giorno di scirocco. Tre perché giorni fa quando ho detto l'ho tagliata. Buono. Allora, mancano 30 secondi. Comunque Fiammetta ci tira fuori delle cose che nessuno potrebbe sapere. Io non so dove le pesca lei, anni e anni di critiche e articoli. Beh, a Biarritz. Noi impariamo sempre. È stata portata a Biarritz. No, Biarritz, la bottarga, no. Sto Biarritz. Sicilia, Sardegna. Sicilia, Sardegna. Allora, capellino con verdure caramellate. Molto semplice, quindi un piatto piuttosto povero con poi lo zing, come dice Fiammetta, appunto, della bottarga. Mentre qua abbiamo fatto, con uno spicchio d'aglio, saltare i carciofi già sbollentati, pomodorino, bottarga, profumo di limone e la mezza manica che avvolge il tutto. 5, 4, 3, 2, 1, stop! In tempo perfetto, entrambi. Metti qua.
Muggine per Daniele. Tonno per il capellino. Quelli esterni sono croccanti, fatti solo con olio in padella. Quelli interni sono saltati con il sugo per la pasta. Verdure intagliate per decorazione, che è uno dei suoi passatempi. Prego. Allora, ottimo equilibrio secondo me su questo piatto, perché è estremamente semplice. E la semplicità secondo me si sposa alla perfezione con la bottarga, nel senso che per non coprire il gusto della bottarga va usato un condimento molto semplice. Secondo me col carciofo sta molto bene, questo pomodorino giusto così, quasi crudo, appena saltato, sta molto bene. Ma mi sembra un pochino sligatina, un pochino allora, poco amalgamaus. Sì? Però? Sapore? Però buona. Carciofo si sente? Carciofo ottimo, quello all'esterno. Se Daniele un giorno apre un ristorante... Sì, ma figure, con Dani è una vita che andiamo al ristorante. Fiammetta. Bene la scelta della pasta, benissimo la combinazione con carciofo e bottarga, che tra l'altro anche dal punto di vista mare va molto bene, Liguria, Sicilia. Il pomodorino per me è irrilevante, la bottarga sopra e poco. Era lì la forza e il tema. Ha risparmiato un po'. Ha risparmiato. Questo invece è il capellino con verdure caramellate e bottarga di tonno. Cristina ha preferito una pasta lunga, sottile. Come vedi io. Riccardo adora lo spaghetto quello grande, sì. Grosso, il vermicelli. Questo è proprio il capellino un po' a convento. Come convento? Convento, lo fanno nei conventi i capellini, non lo sapevi, per le suore? No, sembra un po' orientale. Lo lascio. Le suore lo mangerebbero. Quella di tonno per la salsa e poi hai messo il muggine sopra e tutta tonno. Io ho usato tutta tonno. Tutta tonno. Però penso di averla salata troppo. Per me no. Per me è molto. È molto giusta, molto anche questa, molto equilibrata. Il sapore c'è, si sente molto bene la bottarga. Mi piace l'idea del caramellare le verdure prima. Ti dirò anche io non sono un amante dello spaghettino, però qui sta molto bene. Ha quel tocco, sembra quasi uno spaghettino di riso, talmente sottile, molto delicato. Secondo me è molto giusto e indovinato l'abbinamento. Io purtroppo devo dire che lo spaghettino proprio non lo amo, mi intristisce moltissimo. E ti devo dire che ho sentito invece poca bottarga, o è un sapore diverso, oppure mi sembra poca, perché purtroppo c'è stato un sedano che mi ha fatto sentire tutta la sua fierezza. Sì. Oddio, cosa è uscito così, sì. La fierezza del sedano. La fierezza del sedano, seller pride. Te lo traduco pure in inglese, ti è? Io in sono molto, molto pro lo spaghettino. Fate come vi pare. No, però qui sta molto usato bene. Proprio con questi tipi di pasta, perché avvolge moltissimo il condimento, è delicato. Ed è anche nuovo, anzi io prevedo che nel futuro della pasta ci sarà un grande ritorno e un cambiamento di idee anche Riccardo, Andrea, sulle formati piccoli. Piccoli, anche sì, le stelline, sì. Faccio per dire. Comunque. Buone, quelle buone. Molto bimbo. Sì, mi piacciono. Comunque sta molto bene in questa versione, quasi un po'. Esotica, con queste verdure caramellate. Tra l'altro poverissimo come piatto, sì, a livello poverissimo, di ingredienti.
con queste verdure leggermente scottate che danno un atto di freschezza, e avrei abbondato un po' di più sulla bottarga. La bottarga è stata gratis. No, ma io dico, ma... Vabbè, votiamo? Sì. Beh, fiammetta. Sì. Chiara Maci. Lo spaghettino. Niente, proprio non ce la faccio. E adesso la mezza manica di Demetri. A 11 per Cristina, un solo punto di differenza, bravi entrambi. Vabbè, prossima volta un po' più di bottarga, eh? Vi do qualche variante adesso. Pubblicità per noi, a tra poco. Eccoci tornati in studio a Fuochi e Fiamme. Noi abbiamo saltato una bella pasta con la bottarga. Cristina ha vinto la prova per 12-11, quindi è andata bene per entrambi. Però è lei che deve scegliere tra melanzana o cetrioli. Melanzana. Mi piace, il cetriolo è l'unica cosa che non amo troppo. E la melanzana, l'ingrediente per la prova di creatività. Melanzane. Ci si fa di tutto. Siete creativi, 30 secondi per fare la spesa. Ci credo che ridi, starei anche tutto il giorno sul divano. Via il tempo! Però qui c'è da correre, altro che il divano. Prosciutto cotto e crudo, olio di semi, qua tiriamo fuori, melanzana, carote, menta, vino, pepe, pomodorini, ciliegia. Pan grattate, uova e le melanzane? Eccole. Melanzane, mozzarella, spiedini, mi sa di crocchetta, che fai? Qua il pesce spada. Oh. Stop! 10 minuti. Creatività al massimo. Via! Allora, queste verdure che di solito tu ti metti lì e intagli, che so che è la passione del disegno, quindi sì, riporta su vegetali le sue idee che normalmente faceva con carta e penna. Però in questo caso c'è anche da cucinarle. E che ci fai? Farò un pinguino. Un pinguino? Sì. Sempre, cioè? I pinguini mangiano le melanzane. Certo, sono anche di stagione, sì, insieme. Però. Fai un pinguino con le melanzane, ma di ricetta? Ah, farei pesce spada sopra un letto di melanzane. Semplice. Sì. Scottato. Con pomodorini. Ok. E mentucce. Ok. E decorazione di pinguino melanzanato. Tutto in 10 minuti. Mentre tu stai al prosciutto crudo, quindi lo cuoci, no? Sì. Diventa bello salato? Sì, fa da decorazione. Ah, ok. Attenzione, ecco, perché sennò... tutte le decorazioni. Vabbè, il pinguino magari sarà crudo, però sì, tutto normalmente sarà mangiato. Ma la decorazione di che cosa? Di una melanzana fritta. Rielaborata, ovvero è la melanzana in carrozza che faceva mia nonna per farmi mangiare la verdura. Io adoro il fritto, le robe molto caloriche e quindi... Ma come fai a stare così in forma? Stai sul divano, mangi dalla mattina alla sera? No. Io pesavo camminare. 80 kg fino a 2 mesi fa. Sono a dieta ferrea ora. Mangio di notte di straforo dentro la cantina. Però... E che mangi? Beh, quello non conta. Quando a parte mangi che se notte, ti mangi il tacchino tutti i giorni con la fettatrice. No, mangio pane, salame con il burro. Io lo adoro. Questa è la tua dieta? Pane, salame e burro. Cioè, questa è la dieta? No. È quando non so come. Quando ho gli attacchi di fame, vado nello sgabuzzino. E la dieta qual è? La dieta è la solita verdura, la solita carne, niente olio, niente il divano maionese. L'abbiamo lasciato giù all'ingresso, e fai le scale. Sì, un abbonamento in palestra. Ma un po' palestra. Di sport no, eh? No. No? Non mi piace. Ti stanca solo l'idea di fare l'abbonamento? Per l'amor di Dio, tutti lì palestrati, mi viene male. Non mi sento a mio agio, più che altro. Quindi tutto il giorno sul divano, collegato con la 7D, a guardare Cuochi e Fiamme e riprodurre i nostri piatti per la sera. Quando torna, come si chiama? Stefano. Stefano. 26 dicembre. 26. Non è che nascono tutti i venditori. Vabbè. Ricetta semplicissima.
Prendete la melanzana, la bucate tutta con una forchetta, in modo che possa uscire il vapore in cottura al forno, 180 gradi. La melanzana così intera, senza grassi, si cuocerà con i suoi stessi liquidi all'interno. La fate intiepidire e la spolpate con un cucchiaio. Aggiungete succo di limone, abbondante pepe, un pochino di prezzemolo tritato, meglio 6 gambi, e poi la servite come salsa dip, cioè come salsa dove intingere dei nachos. Se vi piace il gusto più acidulo, potete aggiungere anche dello yogurt greco. È una cosa da after ring, come dico io con Riccardo, cioè arrivate a casa prima di partire a sedersi con l'antipasto, vi mangiate una scarpetta di tortille a sornaccio con la melanzana. Facciamo un libro after ring. Ammazza, guarda, è una grande idea che ti ho dato. Che mi hai dato. Allora, melanzana, mentre Daniele sta facendo gli occhi al pinguino, sembra, vero? Sì. Concentratissimo. Bene, melanzane, ricette con le melanzane. Ricette con le melanzane. Io stavo guardando quella che fa lei, una versione un po' più light, ovvero facendo praticamente una mille foglie di melanzane, ma tagliata proprio con la fettatrice, quindi a velo, molto sottile, a crudo, e alternata con della ricotta, magari che si evita magari la burrata, la mozzarella. Melanzana cruda? Sì, melanzana cruda, ricotta, oppure magari un formaggio morbido, anche leggero, e o prosciutto cotto, oppure menta fresca. Semplicemente molto e poi un filo d'olio messo in forno. Ah, poi cotta. Sì, certo. Ah, okay, sì, okay, sì, okay. Sì. Però quando l'affetti, l'affetti ovviamente da cruda con la fettatrice. Ce l'ha. Esatto. Invece che il tacchino, leggerissimo e veloce da fare. Io ti dico la melanzana, ti dico una cosa molto semplice, siccome ovviamente non mi metto a fare una parmigiana perché non mi va. Ti devo dire la norma. Sì, nemmeno quello, ti devo dire, no. Io sono pazzo di questo piatto. Le melanzane fatte sulla Ferrari delle griglie, quindi una molto buona in ghisa presso fusa con quell'altra lega che ora mi sfugge, rovente, metti sopra questi slice di fette di melanzana, le togli quando sono tostate, le rigiri dall'altra parte, sì, le grigliamo, le metti su un piatto, esatto, metti l'olio sopra, una spolverata di prezzemolo freschissimo e carissimo, una boccia di champagne millesimato davanti a una ragazza, un filo di perle e parte la serata. Ciao Daniele, ti prego di fare il pinguino anche cucinandole, perché poi il pinguino mi sa che non lo mangiano, perché il tempo è tiranno in questa trasmissione. Bene, dopo aver mangiato la melanzana grigliata con prezzemolo e olio di Riccardo, un qualcosa di più elaborato? Beh, a parte i grandi piatti di melanzane in teglia, che sono buonissimi, ma una cosa molto fresca, melanzana fatta alla griglia, come grigliata, come dice lui, una torretta. Una fetta di melanzana grigliata, una fetta di mozzarella, una fetta di melanzana, una fetta di magnifico pomodoro estivo, fai una grande cosa con qualche fogliettina di basilico. Grandissima figura. La parmigiana crudo, la parmigiana non più che a crudo, una parmigiana grigliata. Grandissima ricetta per l'estate. 5 minuti per farla. Sì, sono velocissimo. E 4 minuti invece li hanno i nostri due concorrenti. Allora, qua stai friggendo delle fette di melanzana dove all'interno hai messo la mozzarella e basta. Poi è prosciutto cotto. Le hai panate e le stai servendo sul prosciutto crudo. Mentre Daniele ha fatto il pinguino, che carino. Non ti piace? Sì, sì che mi piace. Un po' veloce. Dopo lo regaliamo alle autrici che sono amanti del genere. Un piattino. Qua facciamo lo spada saltato con pomodorini. Hai messo un fondo di cottura, aglio, qualcosa? Sì, aglio e mentuccia. Dai, pepe nero. Hai 3 minuti per impiattare sulle melanzane e la mentuccia. Anche, sai Riccardo, se metti un po' di menta, qualche fettina di aglio anche se non c'è la ragazza magari, sì. Con l'olio le lasci un po' marinare con la pellicola messa sopra e lì ci mangi il tonno in scatola che adori tanto. Bravo, buona danno idea. Quella cremosità e quell'oleosità buona. Good. Per tutto. Vero? Sapete che ho mangiato una melanzana alla griglia, il titolo era melanzana alla griglia, dove per prepararla ci vogliono 3 giorni. Oddio. Sì, è il cuore della melanzana, fatto disidratare sotto sale e zucchero, poi asciugato e poi fritto, poi va in forno, laccato con la salsa delle bucce stracotte, che se voi la fate ridurre tantissimo profuma di liquirizia.
Quindi messa sopra, caramellato tipo una crème brûlée, poi dentro l'olio al basilico, poi una granita di pomodoro, un piatto elaboratissimo e ti sembra di mangiare un pezzo di carne. In un giorno di maestrale. Sempre. Cosa ne diresti se uno prende una melanzana lunga, la fa andare in forno pianissimo, poi la taglia, la condisce e la mangia a cucchiaini? Io ho dato la cottura della... Così. Ho dato la cottura bucherellata con la forchetta, ecco, in modo che entra il calore e esce l'umidità. La melanzana si aggrinzisce come per fare il caviale di melanzana, cioè la polpa. Però fatta, poi magari tagliata per lungo, magari condita dentro con qualcosa e lasciata dentro. Io ho dato una cosa per intingere le tortillas o i nachos. Io adoro le melanzane. Hai già finito? Mi guardi con aria soddisfatta. Più che altro perché ho fame, le mangerei io. Madonna, ma sei proprio così... Se vuoi puoi curare un po' più la presentazione, se vuoi... Perché non li togli quelli, visto che l'hanno già tenuta insieme in cottura? No? Sì. Io conosco, sai, chi c'è là. E magari, sai, anche quel prezzemolo, tono su tono. Hai un minutino, Daniele? Sì. Vabbè, se avete finito entrambi, adesso vi prendo il piatto e forse vi lascio qualche secondo in più nella prossima sfida. Dai. Un attimo, sui tempi. La giuria apprezza la puntualità. Bene. Come presidente posso dirlo? Molto bene. Rido da solo. Mettere un filo d'olio sulla melanzana? Lo so, eh. Pronti? Volevo far vedere il pinguino. Sì. Ah, ecco. Eccolo qua. Come si chiama? Dai un nome. Simone. Te la lancio lì. Ma perché non vi volete tenere la fidanzata? Come si chiama? Mari. Dedicata a Rosellina. Allora. Abbinamento di sapori quasi siculo. Infatti. Uno spezzatino saltato di spada, chiamiamolo così. Quanto è buono. Ecco, pesce un pomodorino. Spada, ma lo dovrei comprare più spesso. Bello magro anche. Bello sul gelato. Pomodorino. Vi scambiate il numero, te lo spedisce appena pescato. Voilà. Divino. Divino? Sì, non potrei aggiungere niente a questo piatto perché ha tutto, secondo me, per essere un piatto perfettamente equilibrato. C'è la menta che dà quel tocco in più che va presa assolutamente quando la mangi, quindi anzi ne avrei messa anche un po' di più di menta. Ottimo utilizzo della melanzana e poi con il pesce spada è la sua morte, sta benissimo. Buonissimo. Il pinguino lo metteresti sul web? Il pinguino è bellissimo. Bene, dopo lo lasciamo a Chiara che infatti, lo scatta e lo pubblica. Buonissimo, amalgamato bene, il pomodoro è straordinario, lo spada è pazzesco, la cosa, la melanzana dà quel giusto di amaro, devo dire chapeau, bravo. Grazie. Ti ammetto. Buono, molto fresco, io magari per quanto riguarda la melanzana avrei messo anche un filino di aglio per tenerla un po' più su. Però c'è grande la freschezza del pomodoro, è un piatto mediterraneo, anche però insolito in qualche modo. Gli ingredienti sono tradizionali, ma l'insieme è insolito, è molto perché piacevole. Perché insolito? Beh, perché queste melanzane messe sotto e questo spada così saltato, spadellato, non è una cosa che vedo abitualmente. Come abbinamento sì, come forma no. Passiamo a qualcosa di più... Tosto. Sì, sembrano anche dei toast. Infatti questo è uno per uno. Melanzana in carrozza, ovvero con mozzarella e prosciutto cotto all'interno su una base più salina di prosciutto crudo cotto poi. Panate e fritte. Allora, diciamo che questo piatto a me di base non piacerebbe perché, lo capisci, no?
Si vede anche dal boccone piccolo che hai preso. Io mangio con Chiara. Pensate, pensate. Con calma, Chiara. Allora, come dicevi prima tu, questo è l'ottimo modo per far mangiare la verdura anche ai bambini, perché effettivamente la melanzana non si sente più di tanto, ovviamente, perché c'è tutta la panatura. La buccia l'hai tenuta, sì, non è... Sì. Però è ottimo anche questo, perfetta anche la panatura, un po' bruciacchiata, però a me non dispiace, ti dirò. L'unica cosa che avrei tolto è il prosciutto, come letto, perché è troppo saporito e non serve, perché è già molto saporita la melanzana. Devo dire che con tutto questo ben di Dio la melanzana un po' sparisce. Che ci voleva sotto al posto del prosciutto? Insalatina fresca. Freschezza, eh? Sì, assolutamente. Per me mangiamo 100 così, senza prosciutto, senza niente. Francamente. Una cartata di patate fritte. Addirittura. Sotto niente, una carta gialla. Sì. Ma essendo che la melanzana è una verdura molto carnea, nel senso che può sostituire come il fungo benissimo la carne al sapore, io trovo questo piatto buonissimo e anche divertentissimo. Il prosciutto è una variante curiosa, no? Perché è una mozzarella in carrozza fatta con due fette di melanzane, dentro c'è la mozzarella. E il cotto. Però anche il cotto, quindi è un mix con un toast, sì, in qualche modo, però fritto. Lo trovo super appetitoso. Goloso. Sì. Bene, fatelo vedere con il gessetto. Prima la melanzana in carrozza. Sì. E poi lo spezzatino di spada alla menta con il pinguino guardiano di Daniele. Cos'è, un 5? Il mio sì. 14-13, sempre un punto per Daniele però questa volta. Pari, pari, 25 pari. È l'ultima prova, quella che decide tutto. È di presentazione, quindi non mangeranno. Dovrai rielaborare visivamente della pasta brisée o una crema catalana? Pasta brisée. Sicuro? Sì, sicuro. Pinguino, sicuro? È la pasta brisée l'ingrediente per la prova di presentazione. Pasta brisée, in questo caso cotta in varie forme, quindi tartellette da farcire e presentare con tutti questi popò di ingredienti. 7 minuti, perché l'avete risparmiato uno prima, mantengo le promesse. Via! Allora, siete pari punti. La prova è visiva, quindi è la forma, il colore, l'idea e l'aspetto proprio che ha il piatto. Allora, che facciamo, Dani? Una fantasia di mare. Una fantasia di mare, sì. Con? Mascarpone, erba cipollina, farò 3 barchette, e una la metterò in salsa rosa e della salsa di zucchine. Ok. Le fragole non serve. No. Dolce tricolore. Mm. Visto che sono i 150 anni dell'Italia, uso la frutta per fare la bandiera italiana e il mascarpone per fare il bianco. Mm. E poi qualcosa, poi ti posso dare un consiglio? Dimmi. Sai che se tu prepari tutto sul tagliere e poi lo poggi sul piatto, eviti di sporcarti tutto il piatto, appunto. Questa è una cosina. Giusto. E poi così pulisci il piatto e è tutto, perché questo è importantissimo. Qui, e di pesce cosa usi, Daniele? Il tonno? Tonno, salmone e acciughette. Ok. Bene. La tartelletta, cara giuria, che lui sta elaborando, che... Perché Riccardo ti giri? Non ti piace? No. Giusto. È sempre vista un po' male quando è messa sul buffet, però perché è anche farcita con tutte quelle robe gelatinate, eccetera. Qualcosa per renderla un po' divertente? Basta variare un po'. Nuova? Io faccio delle crostatine proprio, però anche coperte sopra, quindi proprio come una crostata dolce, però con scarola, pinoli e ovette. Dai, do questa buonissima ricetta? Sì, vai. La do? Sì. Sì, perché no? Dai. È molto buona. La diamo? La diamo. Allora,
Quindi, pasta brisée, tirata piuttosto finemente, imburrate e passate lo stampo con il pan grattato, così vi viene un po' più rustica sotto. La scarola la fate cuocere con uno spicchietto d'aglio, mi raccomando, la lavate, la scolate dall'acqua di cottura e la mettete umida in padella, con l'aglio appena rosolato con un filo d'olio. Peperoncino, Chiara? Ce lo mettiamo? Sì, sì, sì. Un po' di peperoncino. Togliamo l'aglio e il peperoncino, tritiamo grossolanamente la scarola e la mettete in un colapasta, in modo che possa perdere parte dell'umidità, lascia molta acqua. Per profumare il tutto aggiungete pinoli, un po' d'acciughetta anche nel fondo di cottura e qualche oliva nera. Tenete un po' di pan grattato a parte perché se il composto dovesse risultare un po' troppo acquoso, quello farà sì che come la farcitura all'interno possa un po' rassodarsi, tira l'umidità. Un albume d'uovo e magari un po' di ricotta per dare cremosità. Fate il composto, sale e pepe e lo mettete all'interno delle vostre barchette. Magari incidete superficialmente la copertura della pasta brisée in modo che possa uscire il vapore acqueo causato proprio dalla cottura dell'acqua all'interno della scarola. Come le serviamo? Così. Magari spennellate di uovo e latte sopra, così diventano lucide. Esatto. Eh? Perfetto. Ci metti la ricotta? Io di solito non la metto la ricotta, okay, però il pan grattato è giusto perché molte volte è un po' acquosa la scarola. Beh, visto? Lanci un'idea e diamo la ricetta. Devo dire sì, bravo. Sì, poi scarola adorabile. Sì. E invece, invece più a freddo, usata come barchetta con qualcosa sopra? Non si possono fare delle piccole quiche. Quindi, quindi farcita anche lì, sì, in cottura. In cottura, però poi mangiata anche appena tiepida, che è l'ideale. Basta chiedere. Patate bollite, schiacciate, prosciutto cotto o crudo, a dadini dentro, un'abbondante dose di formaggio, pecorino e pepe, magari anche del formaggio filante a dadini. Evitiamo la panna, che magari di solito c'è. Sì, no, le faccio con solo di patate, ecco, o magari metto patate e formaggi misti. Tutto insieme, senza uovo, così rimane cremosa. Tanto il contenitore è fatto comunque di brisée. È molto buona. È buona, sì. In forno, 170 gradi, 20 minuti. Dai, lancia. La pasta brisée è quel tipo di pasta che si vende normalmente si dal barbiere. Quando gli dici per fuori mi fa un po' brisée, ecco, lui dice, gli porta fuori la pasta. Quello è il frisé. Quella è il frisé, vabbè. E lo fa il parrucchiere. Niente, è una pasta così che prendi normalmente alle feste dei bambini, quando arrivano tutti quei dolciumi lì, tutto la brisé. No, basta prendere acqua fredda, farina, burro e sale. Brisé. Ok, e si lavora velocemente, sennò se sciogli il burro, per questo l'acqua fredda che toglie il calore delle mani, si impasta velocemente, fa una palla, riposa in frigo e poi la stendi. Sì. Diciamo, è la frolla salata. Ah, ho capito, mi piace da morire, è quella delle torte rustiche. Di alcune torte, cioè, quelle presenti nelle feste dei bambini, molto buone per la fine. Lui va a fare la spesa alle feste, si imbuca, compleanni, salve, salve Riccardo Rossi, beh, fa due battute e mangia. Anche la concorrente ha una certa dimestichezza, perché ho sentito pane, burro e salame. Sì. Qua invece facciamo pane, formaggio e fragole, altro che, ovvero la tartelletta usata come base, un po' di fragole, anche il kiwi, cioè verde, proprio omaggio all'Italia, Sì. Na, 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 un minuto e 20 secondi. Ah, queste sono le barchette sulla spiaggia pronte a uscire per andare a pesca. Sì. C'è della poesia. Come si chiama la spiaggetta del tuo paese dove porti Mary? A Marinella, non ha un nome la spiaggia. Marinella, non c'è un nome? Sì, a Marinella. Ce l'avete un punto dove è il punto romantico dove si vede l'alba? A Yankuya. Eh? Yankuya. Yankuya. È una spiaggetta dove si arriva con la barchetta e... Ah, ma tu sei avvantaggiato. Lui è avvantaggiato. Barchetta, tac, bottiglia. Due barche, vado come voglio là. Suscettino. Hai capito? Hai capito? Altro che... Ma c'è anche un bel mare, mi sa. Allora, lì stiamo colorando tantissimo il piatto. Daniele, se vuoi fare qualcosa nel piatto, puoi farlo negli ultimi secondi. Mi guardate con... Siete curiosi? No, eh? Voglio dire... Li vedete? Perché voi da quando li vedete? Li piatti, vede, quindi vi vedo belli curiosi. Siamo stand-by. C'è una serie di suggestioni per i cuori infrangibili, vedo. Barca, sarei un moglietto. Voi due, cuori infrangibili. E per i cuori infranti invece che facciamo? Chiara, per esempio. Ecco, due cuori infrangibili e un cuore infranto. Vabbè, non posso dire cose personali della giuria, sennò... Stop! Anche se ce ne sarebbero. Eh sì. Già. Già. Le barchette stanno un po'...
sono pronte a uscire. Le metto a posto un attimo, pubblicità, state con noi. Bentornati a Cuochi e Fiamme, bella sfida. 25 pari. Prova di presentazione, su questa vi giocate tutto. Quindi sia Cristina che ha preparato un dolce, che Daniele che ha preparato le barchette, lui è pescatore, pronto a uscire a raccogliere il pescato. Quindi fantasia di mare in barca. Salsa rosa con tonno, salsa di zucchine con salmone, salsa al formaggio con l'acciughetta e la cipollina. È molto delizioso questo piatto e queste tre vele sono carinissime, anche la scelta dei colori diversi su questo, supponiamo un mare o sono ciottoli? No, sono, devono partire perché sono sempre sulla devono sabbia. Devono partire, sono ancora sulla sabbia, hanno già tirato sulla vela che non sarebbe regolare, ma fa niente. Ma partiamo di slancio, capito? C'è il pesce e quindi lo trovo eccellente, veramente molto carino. Tre tipi di imbarcazione, un sampan, un dracar e un laser. Ricordiamo che Riccardo ha fatto anche il pescatore di sarde nel mare iberico. No, mi ricordo una sera a Biarritz, vedevo in lontananza fiammetta, diceva il tonno, ricordati, capito? Bene. E è molto bello, purtroppo il piatto avrei messo un piatto scuro così queste barche si vedevano molto meglio, sono molto belle e credo anche molto buone. Che sei esperto? Tramontana oggi? Sì, quindi oggi si dà Bottarga. Bottarga. Beh, splendido, non posso che essere d'accordo perché è estremamente curato, ma anche nel taglio proprio del pesce non è poggiato lì, ma è fatto molto bene, curato anche nei colori, negli abbinamenti. E io avrei utilizzato invece il piatto blu, proprio per dare l'effetto più mare e con le barchette sopra, però tu mi dici c'è la sabbia, giustamente, quindi potrebbe andare bene. Sennò quella è una secca. Esatto, hai ragione. C'è la sabbia. Però splendido. Molto bene. La tartelletta ai formaggi freschi con fragole e kiwi. Beh, è molto patriottico effettivamente, è molto allegro e forse diciamo un pochino ingenuo così nell'insieme. Però se uno lo presentasse a casa, sul divano, per esempio come dolce durante la partita, che c'è sempre il problema, sarebbe un piatto di grande festa. Questi qui si mangiano con uno stecchino oppure questa parte si mescola al formaggio fresco. È molto carino. Lo consigliamo al mister per il pre-partito della nazionale. Tanto. Ah, questo anche se mangiano mascarpone. Questo è un piatto molto carino, però. Allora, ormai io qualcosa l'ho imparata, però. Dai, stupisci. Allora. Bastava la tartelletta e basta, senza tutto questo festival qua attorno, questo magari carosello. Una cremetta sotto la tartelletta. Hai capito? E poi, visto che io ho notato che avete fatto quel giochetto della quenelle, come tu mi hai insegnato che si chiama, scusa, ma nella tartelletta non c'entra niente. Cioè la tartelletta va riempita così con sopra gli oggetti, hai capito? Non con la quenelle dentro, la quenelle deve stare in un platone, non certo in una tartelletta. Ripeto per i signori che ci seguono. Per me. No, più che altro i sottotitoli, sì. Le spiegazioni di quello che dice Riccardo Rossi, le traduce Fiammetta e le pubblica sul web. Esatto. Chiedete in sovraimpressione dove trovarci. Allora, quello che ti colpisce ovviamente sono i colori, quindi da questo punto di vista bellissimo, sicuramente indovinati come colori perché ricordano la bandiera italiana, secondo me c'è troppo, nel senso se ha scelto di mettere la frutta, gli avrei evitato le salsine, oppure o solo salsine o solamente frutta, proprio da un punto di vista puramente estetico. Però è molto carina l'idea perché unisce anche due portate, quella della frutta e quella del dolce, da unire insieme, quindi molto bello anche questo. Allora, signori miei, votate prima il piatto di Daniele. Sì. Le tre barchette in partenza. Fantasia di mare si chiamava. Santiago lo chiamerei io questo. No, Biarritz, con la sciarpa al vento. Santiago. Che tira anche parecchio vento da quelle parti, visto che abbiamo parlato di venti. Questo invece è il piatto di Cristina. Tricolore di frutta in tartelletta al mascarpone,
15-10 per Daniele, che vince la sfida. 40-35. Posso darti un bacio? Certo. Daniele, ora ti puoi rilassare, ti porti a casa il kit di cuoche e fiamme, dentro c'è un curretino, si sa mai che ci porti qualcosa. Venite con me, che allora, ora mangiamo noi le tre barchette. State con noi a cuoche e fiamme, ciao! Brava, però tutta quella roba lì. Ma no, carina! Sì, ma una fatica, ma io non mangio frutta e verdura. Ah, ecco, lei va a salame e burro e basta. Qui sono molto carine, bravo. Quindi bravi tutte e due. Quindi fai un effetto fisarmonica, cioè fai un periodo di ingrassamento. Ho comprato proprio un tavolino all'inglese. Sì. Da sotto il morbido, dove io mi metto lì quando mangiavo. Sì. Ma veramente? C'è un problema.